Buonasera a tutti, sono le 19.06 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Verini. Presente. De Pietra. Presente. De Luca. Presente. Colano. Presente. Martano. Presente. Carappa. Presente. Di Flora. Presente. Pietro Paolo. Presente. Corsini. Presente. Arrello. Assente. Giuliano. Assente. Nasuto. Assente. Candelò. Presente. 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 Allora. Scusate, ma non è che poi la radio non ci vuole le cose che le fanno per terra. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, dove c'è lettura ed approvazione verbale seduta precedente dell'11 marzo 2019. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Prego. Presidente, chiedo scusa se interrompo solo contro il regolamento, chiedo questa piccola deroga. Volevo oggi 8 aprile 2019 in questa sede tutte le vittime del terremoto dell'Aquila dello scorso 6 aprile e il riposo decennale. Solo questo, Presidente, grazie. Grazie a me. Grazie per aver ricordato questa data e a tutti diamo qualche secondo di silenzio per il ricordo delle vittime. Andiamo avanti e passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, cioè articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, individuazione organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Parola al Vice Sindaco, dottor Lerone. Grazie Presidente. L'articolo 96 del testo unico prevede che entro i primi 6 mesi dell'anno l'amministrazione individui quelli che sono gli organi fondamentali per le commissioni da utilizzare per l'attività amministrativa. E l'articolo 96 implicitamente recita è del seguente tenore: al fine di conseguire il risparmio di spese cinesi di efficienza dei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di elezione politica responsabile con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario individua i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente interessato. Per il Comune di Casoli sono stati individuati i seguenti organi: Commissione Comunale di Vigilanza sul locale di pubblico spettacolo, che è prevista dal testo unico del pubblico spettacolo, la conferenza dei capigruppo, la commissione per la vigilanza del servizio per la mensa, la commissione comunale elettorale, la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari per i giudici popolari. Quindi la delibera che io propongo è quella di stabilire ai sensi dell'articolo 96 del testo unico e di riconoscere i seguenti organi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune, cioè la Commissione Comunale di Vigilanza, Conferenza del Capigruppo, Commissione per la Vigilanza del Servizio Mensa, Commissione Comunale Elettorale, Commissione Comunale per la Formazione dei Leghi degli Giudici Popolari.
Poi chiedo di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento per la Funzione Pubblica. Resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Questa è la proposta, comunque chiedo il voto, l'approvazione della seconda delibera. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi? Se non vi sono interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Chi vota a favore del punto numero 2 dell'ordine del giorno, individuazione organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune, vota a favore. Buonasera. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola al vice sindaco, dottor De Gregorio. Grazie Presidente. Con un'ulteriore deliberazione, al numero 54, al numero 55 del 29 dicembre 2017, questo Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il DUP, il documento unico di programmazione economica e il bilancio di previsione 2000, il bilancio di previsione finanziaria 2018-2020. Durante l'anno, con alcune delegazioni e con alcune delibere, sono state apportate delle variazioni al bilancio stesso, sempre che nel pieno rispetto delle competenze del Consiglio dei dirigenti e della Giunta Comunale. Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale del 30 luglio 2018, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, così come previsto dalla legge di bilancio. Si rileva inoltre che la gestione finanziaria, riferita all'annualità del 2018, si è svolta in conformità dei principi e delle regole previsti in materia di finanza locale. Sia il tesoriere comunale che gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della propria gestione. Inoltre, lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con delibera di giunta comunale dell'11 marzo del 2019. Da tale determinazione si evince che il conto di bilancio per l'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.146.802,99. Questo avanzo di amministrazione non può essere utilizzato tutto direttamente dall'amministrazione comunale, ma così come sappiamo una parte va accantonata per le previsioni della legge e la parte disponibile e di circa precisamente di 235.131,04, quindi questa è la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione. Alla luce di quanto esposto, sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera, quindi di approvare il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2018 di cui ha allegato A, di accertare sulla base delle risultanze del conto di bilancio dell'esercizio 2018 un risultato di amministrazione pari ad euro 1.146.802,99 di cui parte disponibile 235.131,04,
di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari ad euro 447.283,20, di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di euro 52.243.270,93 euro, di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio 2018 non esistono debiti di buon bilancio. Questa è un'affermazione molto importante e che va rispettata e dimostra un'amministrazione occupata da parte di questo gruppo che gestisce il comune di Casoli negli ultimi anni. Di dare atto che questo ente risulta non deficitario, altra affermazione importante, si dà atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio, così come risulta dal monitoraggio dal secondo semestre del 2018 inviato alla Ragioneria Generale dello Stato. Chiedo di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica e chiedo inoltre, Presidente, che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere. Inoltre, prima di passare alla discussione, rilevo che è stato allegato ai nostri atti la relazione dell'organo di revisore con parere positivo. E inoltre, per quanto riguarda la relazione sulla gestione allegata al bilancio, così voglio fare alcune considerazioni un po' sui vari servizi che questa amministrazione, il Comune di Casoli, ha portato avanti nell'anno 2018. Per quanto riguarda i settori, sono rimasti 5 settori nel nostro comune, cioè così come all'inizio dell'anno, con 28 unità di personale. Questi posti sono interamente coperti. E si è provveduto durante l'annualità 2018 al pagamento degli arretrati contrattuali conseguenti al rinnovo dei contratti dei dipendenti degli enti locali. Se vi ricordate, durante l'anno c'era stata anche una variazione di bilancio proprio per far fronte a questa necessità. Nel corso dell'anno si è fatto ricorso all'impiego di lavoratori socialmente utili e di personale interinario utilizzato in ausilio al personale dell'ente che si occupa degli interventi manutentivi. Le funzioni di pulizia locale sono svolte in associazione con il ruolo del Comune di Casoli come capofila e insieme al Comune di Altino. Nell'ambito delle gestioni associate sono state confermate le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di protezione civile e cadastro. Inoltre il Comune di Casoli è capofila della GUPI gestita con i comuni di Altino per anni ed archi, quest'ultimo comune comunque è uscito durante la novità 2018, e capofila della gestione dell'oasi di Terravella con il comune di Altino e San Giusanio del Sangro. Inoltre viene gestita in forma associata tramite convenzione il servizio di segreteria comunale con il comune di Castelfrantano. Nel corso dell'esercizio è stata affidata la gestione di tesoreria comunale a Lupi Banga e con decorrenza dell'1 gennaio 2018 è stato avviato il servizio di gestione e riscossione volontaria e coattiva delle affissioni, pubblicità e TOSA, nonché la riscossione coattiva delle altre entrate comunali affidato alla TOSA. Per quanto riguarda l'istruzione pubblica e delle scuole, dopo gli adempimenti alla normativa sismica degli edifici della scuola media, che ospita tutti gli alunni dell'istituto comprensivo, possiamo dire che questi locali sono in piena sicurezza. E inoltre sono stati installati i francisoli all'immobile che ospita detto istituto di Pietra, per realizzare la tettoia situata all'ingresso della predetta scuola, nonché sono stati predisposti nuovi spazi per la biblioteca multimediale. Anche la scuola dell'infanzia di Via Lame dispone di una nuova distribuzione degli spazi interni. Miglioramenti sono stati effettuati anche ai locali della scuola dell'infanzia di Guarena. Inoltre durante l'annualità 2018 si è provveduto all'affidamento del servizio trasporto scolastico, la nuova ditta affidataria è iniziata ad operare all'inizio dell'anno scolastico 2017, quindi ha proseguito anche nel 2018, con risultati che sono riconosciuti positivi sia dall'amministrazione sia dalle famiglie e dai ragazzi che usufruiscono del servizio. Sono state proposte d'intesa con l'istituzione scolastica diverse iniziative atte a far conoscere ai nostri alunni Casoli la sua storia, la sua architettura, la sua cultura,
affinché siano pronti a trasmettere quanto appreso da altri, a rispettare ciò che, di cui ne conoscono il parole. Sono stati realizzati degli incontri e dei convegni sulla legalità. L'amministrazione ha mantenuto l'erogazione del posto di studio intitolato all'avvocato Antonio Di Giorgio e gli studenti più meritevoli delle classi terze delle scuole, della scuola secondaria di primo grado di caso. Per quanto riguarda la cultura, il tempo libero, lo sport e il turismo, l'amministrazione comunale ha proseguito a favorire iniziative legate alle tradizioni e consuetudini locali. Presso la sede del castello sono state realizzate manifestazioni culturali e ricreative sia da parte dell'ente che da parte di associazioni e privati. Il Festival d'Annunziano è giunto alla sua quarta edizione, strada, espressione e sapore alla quinta edizione, le giornate, sono state istituite le giornate del FAI, la camminata tra gli ulivi, che andrà alla seconda edizione dell'annualità 2018. Queste manifestazioni hanno visto un'ampia partecipazione dei cittadini e del pubblico e che è arrivato anche dai paesi degli limitrofi. Altrettante sono state le iniziative realizzate sul territorio comunale, sacre e altro, tra cui un evento si è distinto in modo particolare, Giochi senza confini, che è giunto alla sua terza edizione. Si è provveduto comunque a portare avanti quelle iniziative già iniziate negli anni precedenti, tipo Adotta una gola, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini del centro di Casoli, e si angoli i balconi anche angoli fioriti. Durante l'anno 2018 sono svolte manifestazioni che hanno visto la partecipazione, oltre che della cittadinanza e delle scolaresche, anche dell'ambasciatore della Repubblica di Slovenia, Borgar Benko, della neopresidente nazionale dell'AMPI, Carla Nespolo, e dello scrittore Livio Sirovic, a cui è stata concessa la cittadinanza onoraria. Questo tutto questo quando è stata inaugurata la piazza della memoria. Va ricordato che il 25 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione, ha visitato in visita privata il Castello Ducale, i campi di internamento e concentramento di Casoli, e in visita ufficiale si è svolta la cerimonia presso il Teatro Comunale alla presenza dell'ambasciatore del Regno Unito, dell'incaricato d'affari della Polonia, nonché delle più alte cariche dello Stato e delle autorità civili, militari e religiosi. La biblioteca comunale è aperta al territorio, quindi non solo a Casoli ma anche ai paesi vicini, tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, offrendo un servizio socioculturale importante all'intera comunità e in particolare ai ragazzi delle scuole. Nel corso dell'anno sono stati realizzati lavori di manutenzione di competenza dell'ente agli impianti sportivi esistenti al fine di garantire la fruibilità degli stessi. Significativi interventi hanno riguardato la piscina comunale attraverso la realizzazione di una parte di isolamento termico della stessa. Per quanto riguarda il bilancio comunale, l'amministrazione comunale anche per il 2018 ha confermato tutte le aliquote e le tariffe già applicate nel 2017 per l'IMU, la TASI e la TOSA, per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. I servizi di domanda individuale, il trasporto e di buonimenza per la scuola dell'infanzia. Nonostante il costo dell'apporto sia lievitato, siamo riusciti a mantenere le tariffe degli anni precedenti e sono state confermate anche tutte le agevolazioni che erano previste da diversi regolamenti comunali per quanto riguarda l'esenzione dell'ICAS per i redditi fino a 7.500 euro. La riduzione della TARI al 13% sulle unità abitative per quelle famiglie che aderiscono al compostaggio domestico. Le tariffe della TARI comunque sono state costruite in modo da coprire integralmente i costi di servizio così come previsto dalla legge. La gestione del bilancio è stata improntata sempre al rigore del controllo delle spese nel rispetto del pareggio di bilancio, del taglio agli sprechi e dell'utilizzo di nuovi strumenti per l'accertamento dell'evasione fiscale al fine di poter rispondere alle crescenti esigenze dell'erogazione dei servizi in favore dei cittadini, tenuto conto anche della continua e crescente riduzione dei trasferimenti statali. Poco fa ho ricordato che il bilancio comunque si chiude con un avanzo di amministrazione di 241.000, somma disponibile, che verrà comunque utilizzato in questo anno, proprio perché il Comune di Casoli è un comune virtuoso, quindi abbiamo questa possibilità di utilizzare i 241.000 euro per opere
che andremo a realizzare. Sono state concesse agevolazioni e contributi per le famiglie in stato di particolare bisogno. L'insieme dei provvedimenti adottati in materia di bilancio conferma caso tra i comuni con la pressione fiscale mediamente contenuta. C'era la possibilità di, così come previsto dalla legge di bilancio a livello nazionale, di rivedere le tariffe. Abbiamo mantenuto le stesse tariffe dell'anno scorso, proprio perché ritengo che questa oculata gestione negli ultimi anni del comune di Caso e come comune virtuoso ha portato ad avere dei risultati veramente importanti. Per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'anno 2018 c'è stato il completamento di alcune opere che erano iniziate negli anni precedenti, e mi riferisco alla piazza di Santa Reparata, al corso e a tutte quelle opere che erano già iniziate negli anni precedenti. Anche questo è riferito sempre alla possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione, perché quelle opere sono state completate proprio con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione. La viabilità è stata interessata da progetti migliorativi, che mi riferisco alla via di Piano Lafara, via Ventino e parcheggio all'istante del Palazzo Vivi. L'amministrazione è assicurata sia la manutenzione ordinaria che straordinaria delle strade rurali e asfaltate. Vabbè, poi basta ricordo ancora i lavori di via Frentana, dell'area pubblica polivalente incontrata da Cino, ma questi adesso do un po' la situazione di questi lavori. Quindi nell'anno 2018 è stato realizzato il rifacimento del manto in arpa sintetica per il campo comunale per un importo di progetto di 450.000 euro. La realizzazione del secondo lotto dell'area polivalente località di Acigno per 118.000 euro. La sistemazione della strada comunale Piano Lafara, rifacimento Piazza della Memoria per un importo complessivo di 81.000 euro. La costruzione del marciapiede di Via Frentana per un importo di 178.000 euro. Poi la costruzione della pensilina, di cui avevo già ricordato parlando delle scuole, per un progetto di 37.000 euro. L'installazione del francisore alla scuola di Petra per 35.000 euro. Poi ti dicevo dei piccoli lavori all'interno della biblioteca comunale, sono stati variati i corpi illuminanti a LED per l'efficientamento energetico per 11.000 euro e intervento di isolamento termico per gli edifici della piscina per euro 12.000. E anche su via San Nicola e la Roma sono stati previsti interventi di ampliamento della pubblica amministrazione. Illuminazione. Scusate, ero già passata la frase successiva. Sì, illuminazione. Poi altro risultato importante, si è versato in giro in un sistema di videosorveglianza di intesa con le forze dell'ordine e della polizia locale per migliorare la sicurezza dei cittadini sul territorio comunale. Anche questo è un intervento molto importante, ho avuto la possibilità insieme al comandante di ho avuto dal comandante la sicurezza che questi impianti funzionano, c'è la possibilità di rilevare le targhe delle macchine che circolano nel momento in cui i carabinieri e le altre forze dell'ordine ci chiedono un rapporto particolare sull'andamento della circolazione del nostro paese. Tutti questi interventi sono stati realizzati grazie alla disponibilità di spazi finanziari, come dicevo prima, dal pareggio di bilancio. E che bisogna ricordare, solo comuni virtuosi possono utilizzare queste somme che comunque restano a disposizione dell'amministrazione. Per quanto riguarda i servizi sociali e la sanità, nei servizi sociali si è prestata come di consueto massima attenzione in impegno sulla collaborazione con il nuovo ente d'ambito. Sappiamo che nel 2018, tra il 2017 e il 2018 è partito il nuovo ente d'ambito. L'amministrazione ha accolto tutte le istanze pervenute concernenti tutte le possibili erogazioni a favore degli utenti anziani, disabili, minori e persone bisognose come previsto dal piano di zona. È stata implementata l'attività dei servizi sociali comprensivi di tutte quelle progettuali erogate da soggetti istituzionali, legato numero 12, costituito da 37 comuni con capofila l'Unione Montana del Sangro di Villa Santa Maria, ha attivato anche nuove collaborazioni socio-sanitarie. Malgrado comunque i tagli che in questi anni hanno interessato i servizi sociali sia da parte dello Stato centrale che da parte della Regione, questo Comune ha garantito e accolto
tutte le richieste di assistenza attraverso l'ente d'ambito sociale. Come ogni anno nei mesi estivi è stata realizzata e si realizzerà anche per quest'anno la colonia marina per i bambini dai 6 ai 14 anni. Per quanto riguarda l'ospedale, l'amministrazione continuare ha continuato a proseguire continuato a seguire con particolare attenzione il PTA Giuseppe Gonzalvi di Casoli, tenendo conto anche degli interventi di potenziamento realizzati nella struttura. L'attività svolta dall'ospedale di comunità con i suoi posti letto per il ricovero di pazienti con patologie croniche. Quindi c'è stata particolare attenzione anche in questo settore. Resto a disposizione del Consiglio per eventuali chiarimenti e chiedo l'approvazione del bilancio così come proposto da questa amministrazione. Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego. Mi chiedo a fare delle brevi considerazioni e sostanzialmente sì, ti posso convidare. Ripeterò quanto è già stato detto dal gruppo di minoranza in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione cui questo rendiconto si riferisce. Dalla lettura della relazione allegata al rendiconto si percepisce tra l'altro la volontà dell'amministrazione di intraprendere qualche iniziativa volta a riqualificare il centro storico, mi riferisco al progetto Case a un euro. Noi riteniamo che sarebbero auspicabili interventi anche ancora più coraggiosi. Siamo contenti per i finanziamenti ottenuti per il castello, che forse sono ancora pochi in relazione al complesso degli interventi necessari. In questa occasione vogliamo invitare l'amministrazione ad una politica attenta non solo al recupero della funzionalità delle sale del castello, ma anche alla sua valorizzazione come centro di vita culturale, sociale e turistico, mediante una politica incentivante anche le attività commerciali e artigianali, perché in futuro vorremmo avere un castello aperto tutto l'anno e non solo in un breve periodo estivo. Non voglio soffermarmi sugli interventi sull'edificio scolastico che, come più volte ricordato, è a nostro giudizio inadeguato alle odierne esigenze didattiche e a quelle del futuro. Si pensi che i consigli di istituto o dei docenti devono tenersi nei locali dell'ex cinema teatro presso la sala polivalente, mentre un modello avanzato di edificio nuovo, moderno e ospitale si sta usurando sotto i nostri occhi. In questi giorni abbiamo visto diversi interventi sulle nostre vie. Restano comunque tante le strade, sia urbane che extraurbane, ancora accidentate. Cogliamo l'occasione ancora una volta per invitare questa amministrazione ad attivarsi ulteriormente affinché venga realizzata una rotonda in contrada Guarenna, opera che riteniamo urgente per la sicurezza delle nostre strade. Inoltre gradiremmo che si rivolgesse maggiore attenzione anche alla segnaletica, che è insufficiente, vetusta e ridotta in pessimo stato. Perfino i cartelli indicatori di inizio località in molte contrade sono da risistemare. Ogni giorno tornando da Lanciano vedo il cartello di Annibia di Vitella scivolato a terra con due pali che fuoriescono in alto come due corna, scuso un po' per l'espressione colorita, mentre arrivando nella stessa località da Casoli davanti al cartello è stato posizionato un palo della pubblica illuminazione che non ne consente una posizione ottimale. Vogliamo infine evidenziare l'assenza di una politica di attrazione residenziale sull'intero territorio comunale. L'attività edilizia ci sembra pressoché assente. Le abitazioni in vendita sono tante e si assiste alla fuga dei residenti, soprattutto giovani, verso altri centri. Molti, ad esempio, sono i giovani che preferiscono comprare casa a San Valentino. Purtroppo, nonostante le scuole, gli impianti sportivi, gli eventi culturali, i gemellaggi e le varie iniziative, il nostro paese non attrae.
sembra un paese in declino, la popolazione residente continua a scendere. Certo, il sindaco ci dirà che questa è un'amministrazione modello che garantisce una buona qualità della vita dei casolani, lungimirante, che tasse e contributi sono rimasti invariati, che il bilancio è lo specchio fedele di questa situazione. Ma noi come gruppo di minoranza vogliamo rispondere con un proverbio dialettale. Ah ecco, lo figlio del figlio, lo segni per sempre, lo piombo per piombo, ma non pure è sciolto. Cioè, la popolazione continua a fuggire. Quindi, ecco, un auspicio a che vengano intraprese delle iniziative, adottate delle iniziative importanti per cercare di invertire questa tendenza. E con questo ho terminato e preannuncio anche il voto di astensione del gruppo. Grazie, Angela. Ci sono altri interventi? Prego. Sì, Presidente, ringrazio. Avrò l'occasione ancora a questo punto per dare il voto, la dichiarazione di voto. Prima mi permetto un breve excursus per tutta la mente. Ognuno può leggere dei numeri come vuole, ma questi bisogna ricordarlo per un momento. E questi numeri oggi parlano di conti, un pochettino che avendo anticipato mi ha tolto un po' di qualche parola. Diciamo, questi conti in regola dimostrano che c'è comunque un'amministrazione virtuosa, e non solo un'amministrazione virtuosa, che c'è un sistema all'interno di questo comune che lavora e funziona in modo impeccabile. Una cosa molto importante che l'assessore ricorda sempre, che non ci sono debiti fuori bilancio, anche qui ricordo un decennale, perché l'ultima volta che abbiamo discusso di debiti fuori bilancio in questa sede è stata nell'ottobre del 2009, per dei debiti differenti a 10-15 anni prima. E anche questo è segno di attenzione e di oculatezza nelle scelte. Come importante, la conferma sicuramente di tutte le aliquote. Posso sapere? Sì, può. Come importante la conferma? Voglio ricordare che abbiamo fatto un riconoscimento quello di debito fuori bilancio a seguito di una sentenza recente. Beh, forse scorso due anni fa. Chiedo scusa, chiedo bene se la memoria mi inganna. Comunque è importante sottolineare che effettivamente la pressione fiscale è rimasta la stessa, e partecipando l'anno scorso ai vari incontri dell'AECO, era una cosa molto importante, che come il caso del comune che è in tavolo calice con la tariffa più bassa per quanto riguarda la tariffa. Noi a giugno di quest'anno questa amministrazione compirà il suo terzo anno di mandato. Io capo gruppo mi sento di dire che abbiamo dimostrato la nostra coesione, il nostro impegno, la nostra onestà, la nostra dedizione alla cosa pubblica, perché poi i risultati si vedono. E al terzo anno possiamo dire di aver realizzato, rileggevo il programma giorni fa, un bel po' degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi, importante continuare ad andare avanti su questa strada, con questo impegno e con questa determinazione. Ringrazio l'assessore al bilancio che ha iniziato il 2018 e quello che lo ha finito, perché ovviamente il loro lavoro si vede all'interno di questo, di questo consuntivo. Io non ho altro da aggiungere, se non chiaramente anticipare il nostro voto favorevole al punto all'ordine del giorno. Grazie. Sono altri interventi? Se non vi sono. No. Grazie Presidente. Ora io farò un breve intervento, perché per non anche ribadire tutte le cose dette, perché ho apprezzato molto i vari interventi di questa sera, sia come stimolo, sia come constatazione di attività fatte, e sia come precisione nel dettaglio dell'esposizione della delibera in approvazione. In primo luogo vorrei dire, io parto di una coerenza dei comportamenti. Questo bilancio, facendo spunto dalle parole del capogruppo, è coerente con ciò che si è detto in campagna elettorale. Quindi le cose messe in campagna elettorale
strade vengono riproposte nella loro attuazione. E voglio prendere spunto anche dalle parole del consigliere Candeloro, perché c'è da fare ancora altro, oltre a quello del campagna elettorale. Il campagna elettorale sta portando avanti veramente con attenzione e con particolarità, però bisogna fare anche di più, perché le necessità, le esigenze della nostra cittadina sono sempre sotto l'attenzione di tutti. E prendo spunto proprio per sottolineare delle attività che stanno già in programmazione nel 2019, che riguarda la progettazione di attività di manutenzione della viabilità del primo lotto di 50.000 euro, di un secondo lotto di altri 50.000 euro, di un terzo lotto di circa 50.000 euro. E vorrei evidenziare in particolar modo l'attività svolta sul Castello Ducale, che per noi è un fiore all'occhiello che dobbiamo sicuramente cercare di valorizzare, cosa che si è cercato di fare negli anni, e noi l'abbiamo presa proprio, io ricordo ancora oggi, la serata conclusiva della campagna elettorale in cui prendevamo la voglia e la forza di voler dare la centralità al Castello Ducale, e abbiamo inserito il Castello Ducale nelle giornate del fare, per la prima volta giornate del fare, dichiarato e fatto. Dopodiché abbiamo 880.000 euro da investire sul Castello Ducale, che è una cifra veramente veramente importante, che c'è dal governo centrale. Detto questo, vi dico anche che non è sufficiente, e ci mancherebbe, abbiamo necessità di fare ancora molto altro e di fare di più, soprattutto di valorizzare. Voglio anche l'occasione per invitare tutti quanti a partecipare nella giornata di Pasquetta, a viverla assieme a noi tutti, anche a svolgere attività di guida all'interno del castello, invitando tutta la cittadinanza di Casoli e dell'intero Abruzzo e oltre. Detto questo, vorrei sottolineare delle piccolezze che forse uno dovrebbe fare un intervento, però raccogliendo gli spunti anche da parte della consigliera, abbiamo fatto degli acquisti diretti proprio alla manutenzione, alla cura del particolare, con un braccio decespugliatore che verrà utilizzato nel nostro territorio, di una trivella, proprio per sistemare quelle difficoltà che si trovano sul territorio, che devono avere la loro attenzione, perché bisogna curare anche le piccole cose, cioè non dobbiamo soltanto pensare all'investimento di quasi 1 milione di euro oppure gli altri 700.000 euro che faremo qui all'interno del comune, ma anche a queste attività manutentive piccole ma importantissime, quindi l'acquisto di una motocariola, attrezzature varie, degli ispiratori, di portofici, la piastra di impatto che sotto io ho avuto modo di ascoltare, non l'ho visto ma l'ho ascoltato, proprio nel ripianamento di buche, e proprio l'attenzione nella manutenzione della viabilità, che è un fattore che deve portare avanti questa amministrazione, ma a mio avviso che deve essere una cosa a livello governativo, del governo nazionale, del governo regionale. Una cosa che voglio evidenziare proprio su tutte le altre è la venuta del Presidente della Repubblica. Il 2018 ci ha fatto un grande regalo, una fortuna bellissima, che ha caratterizzato Casoli all'interno del patrimonio storico nazionale dell'Italia. E questa cosa qui ci ha, oltre a gratificare a titolo di comunità abruzzese, ci ha gratificati anche in un riscontro oggettivo di conoscenza oltre i confini casolari. E in questo caso anche il Castello Ducale ne ha beneficiato, perché avere all'interno di alcune sale, di una sala dedicata anche alla visita del Presidente Mattarella, di un ricordo che è qui al centro del paese, con una scritta che ha ricordato le parole del Presidente Mattarella, ci ha inorgogliti e ci porta ad essere sempre parte attiva di un patrimonio di memoria storica che Casoli ha da far valere su tutti. Un'altra cosa importante che volevo in un certo modo evidenziare è il passaggio sulla scuola. Io questa cosa qui la volevo sorvolare, però la voglio ridire. Certamente la scelta di indirizzarsi su un edificio nuovo e su un edificio vecchio è una scelta politica. Questa è una classica scelta politica. Noi abbiamo fatto questa scelta di
ripristinare l'edificio che è diventato fruibile da parte sia delle scuole elementari sia delle scuole medie. Non solo, perché l'edificio in costruzione era solo per le scuole elementari e scuole medie con un intervento antisismico, perché è adeguato sismicamente. Oltre alla scuola, l'adeguamento sismico ha comportato anche l'adeguamento sismico della palestra comunale. E adesso siamo arrivati, e questi con la quasi totalità di fondi non comunali, non con l'avanzo di amministrazione, ma con fondi esterni. Questa è una cosa veramente, veramente importante. E il fatto di aver inserito dei frangisole e di aver inserito la pensilina è qualcosa che pian piano si progredisce. Quindi è una semplice scelta politica e noi abbiamo voluto fare così. Ognuno può scegliere come meglio crede, ci mancherebbe, ma noi questa scelta la rivendichiamo con fermezza e crediamo che sia una cosa importante per la nostra cittadinanza e anche per il sindaco, perché avere la coscienza di avere uno stabile adeguato sismicamente sia nella parte didattica strettamente come tale sia nella parte di attività sportiva è qualcosa che ti fa dormire leggermente più tranquillo, quando in altri punti, in altre occasioni, come abbiamo ricordato poc'anzi, è veramente pericoloso e triste. Quindi voglio concludere il mio intervento senza dilungarmi proprio su questa coerenza nei comportamenti svolti nei 13 anni di amministrazione che abbiamo condotto, alcuni quasi totalmente assieme, altri che si sono avvicendati nel corso del percorso amministrativo, e quindi questa coerenza ci porta sì a essere orgogliosi per ciò che si è fatto e sì ovviamente a capire che è il momento di continuare a migliorare nelle cose, anche se programmate in un certo contesto, ma bisogna andare oltre, andare avanti e accettare anche dei buoni consigli e suggerimenti che possono venire anche dalla minoranza. Quindi grazie a tutto, ognuno di voi per il proprio apporto che state dando e che stiamo dando a questa amministrazione. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Penso che ci siano altri interventi. Mi dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla dichiarazione di voto. Chi è favorevole al terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 e 2000. Chi è favorevole? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi si astiene? Passiamo al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 2000, competenza e cassa. Parola al vice sindaco, assessore al bilancio, dottor De Pedro. Grazie Presidente, anche in questo caso una piccola premessa che con delibera deliberazione numero 36 e 37 del mese di dicembre del 2018 sono stati approvati il DUPI, il documento di unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziaria 2019-2021. Durante l'annualità 2018 si è reso necessario apportare le variazioni di bilancio che sono derivate da mutate esigenze gestionali. La maggior parte di queste variazioni che sottopongo all'approvazione riguardano principalmente alcuni capitoli di bilancio relativi alle spese del personale dipendente, al fine di educare queste ultime alle effettive spese necessarie all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali 2019. Cioè, con scadenze varie, il contratto dei dipendenti comunali, quindi del settore enti locali, viene rivisto e c'è la possibilità di erogare una revisione, diciamo, degli stipendi che prendono il nome di progressione economica orizzontale.
Una volta approvato il bilancio si è reso necessario comunque modificare alcune voci dei vari capitoli proprio per dare questa possibilità, tenendo conto dell'applicazione di questo personale dei vari settori, quindi apportare a questi settori le somme necessarie per erogare le progressioni economiche orizzontali. E l'altra variazione riguarda principalmente alcuni capitoli che riguardano le entrate comunali e in modo particolare la parte che riguarda la discussione dei limiti di dubbia esigibilità. Cioè questo proprio perché prevediamo di avere delle maggiori entrate per le imposte comunali con una collaborazione che andiamo ad avere con l'ADEI, e quindi è necessario apportare a queste voci di bilancio alcune variazioni. Vi dicevo quindi in modo analitico le più importanti sono quelle che riguardano i recuperi dell'IVU per l'anno precedente, la TASI e anche questo riguardano diverse annualità dal 2019 al 2021 e poi vi sono delle piccole variazioni che riguardano la concessione che il Comune di Casoli ha con l'Agenzia del territorio per quanto riguarda la gestione del catasto, ma la maggior parte di queste variazioni riguardano, come vi dicevo, i capitoli che riguardano i singoli settori dei vari uffici per l'applicazione delle progressioni economiche al personale. Quindi la delibera che sottopongo all'approvazione è quello di apportare al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 l'attivazione di competenze di cassa così come risulta dall'allegato A. Dichiaro che permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e si dà atto che dell'adeguamento del fondo di credito di dubbia esigibilità previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2019 e 2021 delle maggiori entrate, così come ho già descritto, per l'IMU e la TASI di cui all'allegato C. E poi infine chiedo, Presidente, che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del testo unico. Resta a disposizione per eventuali chiarimenti e chiedo comunque l'approvazione di questa delibera. Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non vi sono interventi passiamo direttamente al voto. La dichiarazione di voto, volete? Chi è favorevole al quarto punto dell'ordine del giorno, variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, competenze e cassa, chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Prego Sindaco, parola al Sindaco. Volevo soltanto informare tutto il Consiglio Comunale con l'occasione di una lieta notizia, spero per tutti, anche se il lavoro cresce, della mia elezione al Consiglio Provinciale. Quindi sarà una nuova e importante attività da svolgere che dovrà vedere un impegno da parte mia, da parte nostra, a poter rappresentarci all'interno del Consiglio Provinciale di Chieti, di 104 comuni della provincia di Chieti. Mi viene da ringraziare pubblicamente tutti i consiglieri del nostro Consiglio Comunale che mi hanno voluto supportare ed anche i tanti, veramente tanti amministratori che hanno permesso a caso di rappresentarci al Consiglio Provinciale e tanti amministratori che vengono sia dai comuni più grandi come Lanciano, dai comuni medi, veramente di tanti comuni di Atessa, di Corte dei Veri, dei comuni limitrofi, dei tanti comuni medio-grandi, dei tanti comuni più piccoli, Gessopalena, Torricella, Fara, veramente tanti tanti amministratori che hanno voluto portare Casoli ad avere questo onere di rappresentarci nelle tantissime difficoltà che aumentano, come sappiamo bene, le difficoltà della provincia di Chieti, ma di tutte le province. Quindi volevo ringraziare il Consiglio Comunale e pubblicamente anche
tutti gli altri consiglieri che hanno voluto caso in provincia di Chieti. Grazie Presidente. Grazie alle sindaco, la vogliamo con buon lavoro per questo nuovo ruolo. Grazie. Se non vi sono altri interventi, diciamo grazie per la partecipazione e dichiaro chiusa la seduta.